Buongiorno a tutti i lettori di Valsusa Oggi. Oggi siamo a Les Ambrois con la bravissima campionessa di sci di fondo, Stefania Belmondo. Allora Stefania, questo sport come mai ti ha appassionato? Quanti anni avevi? Cosa ti ha spinto ad avvicinarti adesso? Io ho iniziato da piccolina, avevo 4 anni la prima volta che ho messo gli sci ai piedi. Abitando in montagna è inevitabile che uno pratichi questo sport, che sia poi sci alpino o sci di fondo. Io ho iniziato davanti a casa. Wow, proprio da piccolissima. Sì, sì, con un paio di sci di legno rossi, costruiti e colorati da mio padre. Che bello, quindi anche era una cosa di famiglia che li ha uniti magari. Sì, sì, proprio è stato mio padre che ci ha così incamminati tutti belli a questo sport. Che emozione, noi ti abbiamo seguita, abbiamo visto quante medaglie sei riuscita a prenderti in tutti questi anni, quante soddisfazioni. Ha partecipato alle Olimpiadi, ha vinto 10 medaglie se non erro, 2 ori, 3 argenti, 5 bronzi, quindi mamma mia. E la, però la vittoria che ti ha maggiormente colpito, che ti è rimasta nel cuore, qual è? La vittoria sicuramente, le due vittorie olimpiche, perché comunque una è stata la prima nel 92 quando la prima italiana vince lo sci di fondo un oro olimpico, e poi l'ultima perché dopo la rottura del bastoncino, il fatto che subito ho pensato di dovermi fermare, invece poi alla fine ho vinto, è stato molto bello. Incredibile, veramente complimenti di cuore. E volevo anche chiederti, adesso tu cosa ne pensi di questa chiusura prolungata da parte del governo? Gli sciatori avrebbero potuto continuare anche in sicurezza, secondo te, a sciare? Ma io credo che allora avrebbero dovuto dire dall'inizio, questa è una stagione dove non si può sciare, buon, finita lì, non magari continuare a spostare, soprattutto l'ultimo episodio dove le persone, comunque gli addetti ai lavori hanno preparato tutto e poi poche ore prima hanno detto che non si poteva. Questo secondo me è una cosa veramente, è un grande problema per l'economia del nostro paese, perché non dimentichiamo che le nostre montagne vivono grazie allo sci, grazie all'indotto che questo crea e grazie appunto alle persone che vengono a sciare. È sempre facile dire, non è facile organizzare tutto questo, però forse l'ultimo episodio è stato un po' così. Serviva forse un po' di chiarezza in più. Un'ultima domanda che vorrei farsi è chiederti, da quando sei diventata campionessa, sicuramente sono cambiati degli aspetti nella tua vita, cos'è che di più è cambiato? Cosa ti trasmette parlare con le persone, raccontare la tua vita? Ma quando uno finisce di fare l'atleta non è mai facile, perché è un po' come uno che va in pensione, però in questo caso molto giovane. Ho tanti interessi, ho tanti hobby, il fatto di parlare con la gente, che le persone poi si ricordano di questi momenti, per me è bellissimo, e mi sento soprattutto in dovere di fare queste cose, di andare nelle scuole, di parlare ai giovani, incontrare tanti giovani e portare la mia esperienza, perché poi alla fine quello che impari dallo sport lo trasmetti nella vita di tutti i giovani. Lo sport è uno stile di vita. Esatto. Ti ringraziamo tantissimo. Grazie. Per essere stata con noi e in bocca al lupo per tutti gli altri successi che avrai nella vita. Grazie molte e spero di venire a sciare proprio con i ragazzi. Grazie, un saluto da tutta Valsusa Oggi. Grazie. Io ho iniziato a fare qualche gara e la prima gara che ho fatto avevo solo 6 anni e sono arrivata ultima e l'anno dopo penultima, però non è che avevo, cioè, non vincevo questa cosa. Poi piano piano con le scuole, così va meglio? Poi piano piano con le scuole medie, allora, e poi le scuole superiori, ho iniziato a vincere qualche nazionale giovani, qualche campionato italiano, e poi sono entrata nella squadra giovanile della nazionale e poi ho iniziato da lì, ho iniziato junior, poi ho iniziato ho partecipato alla mia prima Olimpiade nell'88 a Calgary e sono andata come riserva. E poi vi racconterò, da lì è partito tutto, perché io di solito quando vado così nelle scuole non vado mai a, non racconto mai quello che ho vinto, perché alla fine sì, è importante, è bello, ci mancherebbe, però più che altro racconto la mia esperienza di vita, perché io credo che l'esperienza che uno vive nello sport è poi un'esperienza di vita di tutti i giorni, che si può ribaltare nello studio, nel lavoro, in quello che poi farai in futuro. L'unica cosa che posso dire a tutti voi è che se uno vuole raggiungere dei risultati, che sia nel mondo dello sport, del lavoro, nello studio, deve comunque crederci,
deve volerlo, deve, e tutto questo comporta dei sacrifici, impegno e comporta una grande voglia di arrivare, una volontà e anche degli obiettivi, perché tu se non ti poni degli obiettivi come fai poi a pensare di raggiungerli? E quindi io ho iniziato, vabbè, prima quando andavo a scuola sicuramente non riuscivo ad allenarmi tutti i giorni come magari facevo dopo, facevo 2 o 3 allenamenti alla settimana, però poi soprattutto lo sport che facevo io è uno sport dove se non ti alleni non arrivi da nessuna parte.